Il paradiso delle signore 7, finale, scompare dopo l'apertura della Galleria Milano. Anche la settima stagione del Paradiso delle Signore sta per volgere al termine. Con la puntata 160 calerà il sipario sulle vicende della popolare soap iniziate su Rai 1 il 12 settembre 2022. A quali risvolti assisteranno i telespettatori? Stando alle anticipazioni ufficiali, il finale di stagione riserverà non pochi colpi di scena. Occhi puntati sull'apertura del nuovo grande magazzino. Ma soprattutto su Vittorio che si ritroverà ad un bivio. Le sue indagini su Tancredi arriveranno ad una svolta e l'uomo dovrà decidere se rivelare a Matilde la verità. Manca soltanto una settimana alla conclusione del Paradiso delle Signore 7. L'ultima puntata della celebre soap opera andrà in onda venerdì 5 maggio 2023. Come di consueto alle 16:05 su Rai 1. Le anticipazioni rivelano che sarà un finale di stagione ricco di inaspettati colpi di scena. Dopo il suo rientro a Milano, Marcello, Pietro Masotti, sorprenderà Salvatore, Emanuel Caserio, con un regalo inaspettato, il pagamento di tutte le cambiali insolute della caffetteria. Il giovane siciliano ne sarà felice e deciderà di festeggiare la notizia. Con un problema in meno da risolvere. Amato potrà pensare anche alla sua vita sentimentale. Perciò, deciderà di chiedere ad Elvira, Clara Danese, di uscire con lui. Nel frattempo, Armando, Pietro Genuardi, avrà modo di riflettere sulla proposta di Agnese, Antonella Attili. Dopo essersi chiarito le idee sulla possibilità di trasferirsi a Londra con la compagna, l'uomo prenderà una decisione che inciderà notevolmente sul suo futuro. Nell'ultima puntata del Paradiso delle Signore 7 per alcuni personaggi arriverà il momento delle rivelazioni. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Marco, Moisè Curia, avrà un chiarimento con Roberto, Filippo Scarafia. Dopo aver appreso che tra il pubblicitario e Gemma, Gaia Bavaro, esiste solo una profonda amicizia, il giornalista correrà dalla Venere per dichiararle il suo amore. A quel punto la ragazza gli farà una rivelazione inaspettata, lui è il padre del bambino che aspetta. Nel frattempo, dopo il suo ritorno a Milano, Marcello rivedrà Ludovica, Giulia Arena, e verrà a conoscenza di una verità sconvolgente, la giovane è diventata la moglie di Ferdinando di Torrebruna, Fabio Fulco. Intanto, Vittorio, Alessandro Tersigni, scoprirà qualcosa di compromettente su Tancredi, Flavio Parenti, e sulla sua responsabilità nell'incendio alla fabbrica Frigerio. Il direttore, però, non saprà se rivelarlo o meno a Matilde, Chiara Baschetti. L'interrogativo non sarà l'unico problema di Conti che alla fine della giornata osserverà da lontano la festa d'inaugurazione della Galleria Milano Moda. Dopo aver dato un ultimo sguardo, l'uomo scomparirà nel buio.